Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Quando superi grandi traguardi e quando devi ripartire da zero. Quando andare avanti è un'impresa e quando è una passeggiata. Quando splende il sole e quando si scatena la tempesta. Quando la strada è in salita e quando invece è in discesa. Quando la vita non è rosa e quando finalmente lo diventa. Noi di Sara Assicurazioni siamo al vostro fianco in ogni tappa. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Ben ritrovati con la prima puntata di Per vederci più chiaro. Allora, è un titolo che insomma già un po' racconta, no, di quello che andremo a fare in questa intanto calda estate, poi magari lo faremo anche nell'autunno, e questa prima puntata è con entrambi, diciamo, i protagonisti di questo nuovo format, proprio perché ve lo vogliamo un pochino presentare. Allora, ringraziamo Fabrizio Ghironi di Sara Assicurazioni e Piero Franchini, che ha già in sé il nome del suo, della sua attività. Quindi, per vederci più chiaro, in due ambiti, no, in cui comunque l'assonanza, no, del vederci chiaro un po' li fa incontrare, quindi il mondo delle assicurazioni, dove sono tante carte, no, da doversi guardare e leggere. E come si fa a leggere? Con un bel paio di occhiali che magari l'ottica Franchini può fornire. Sì. Ecco. Allora, come nasce questo format? Da chi vogliamo partire? Io partirei dal, insomma, così inaugura la presenza in TV. Bisogna sempre essere assicurati, quindi partiamo dall'assicurazione. Sì, ma poi ormai te sei un abitué dello studio televisivo, invece quindi, Fabrizio è un po' una primizia, quindi io inizierei proprio da Fabrizio. Ecco, perché la scelta di così raccontare quello che potrebbe essere il mondo delle assicurazioni con un format televisivo, insomma, che ovviamente sarà piuttosto breve per ragioni di tempi televisivi, però cercheremo di darvi tante informazioni. Certo, sarà un percorso lungo, quindi avremo occasione con tante pillole di contribuire a educare, a rendere più chiaro appunto quello che è il mercato assicurativo e il suo ruolo sociale ed economico. Perché questo format? Perché proprio ho voluto dimostrare a Franchini che nonostante lui è un professionista, un ottico di professione veramente in gamba, storico ad Arezzo, a volte anche un bel e buon paio d'occhiali non è sufficiente per vederci così chiaro, serve molto di più. E un esempio palese è proprio relativo a quello che avviene nel mondo assicurativo, un mondo fatto di contratti, un mondo estremamente delicato dove la consulenza, il sostegno di un professionista ci deve aiutare a fare le scelte migliori, più adeguate e quindi più efficaci. Ecco, saranno tanti insomma i temi che noi andremo a toccare, quelli che ovviamente per quanto riguarda le assicurazioni sono anche un po' più comuni, ma altri forse anche meno, no? Certo. Cioè, argomenti che magari non sempre ci viene da come dire, per i quali ci viene da chiedere informazioni. Allora, la vista,
Sì. La vista è una delle cose che, tra l'altro, io credo forse controlliamo di meno rispetto alla nostra salute, è vero o no? Se non quando proprio siamo al momento che non abbiamo un giornale in mano e non riusciamo a leggere, diciamo, forse devo andare a controllarmi la vista. Solo il 37% dei non vedenti si interessano un po' a ciò che è il proprio occhio, vedere un po'. Però io ora voglio partire con una piccola malignità, no? Perché io il mio impegno è sempre stato quello di farci vedere chiaro la gente. Perché? Perché io spesso, anche nei contratti, ma anche quelli delle assicurazioni, ho sempre visto tanti piccoli scritti, tantissimi, e quindi io ho sempre pensato che la gente ci avrebbe dovuto vedere chiaro, perché così poi dopo magari non si leggono oppure si lasciano, però in questo caso è importante appunto fidarsi della persona che anche se te non li leggi, ma te li fa capire in modo molto chiaro. Quindi ecco, la vista, diciamo, è importantissima, perché l'occhio credo che sia una delle cose più importanti che Dio ci ha dato, no? Quindi, perché chiaramente è uno dei sensi più importanti. Però ecco, spesso e volentieri non lo curiamo abbastanza per cercare poi di mettere in atto tutte quelle cose per cui l'occhio serve. E quindi ecco, cerchiamo di vederci chiaro. Ecco, siamo nel periodo estivo, io ricordo spesso una raccomandazione che tu fai, quindi usare gli occhiali da sole ovviamente per gli adulti, ma soprattutto per i bambini, perché magari lo diamo per scontato, il bambino ci vede bene, giustamente è piccolino, problemi di vista si spera che non ne abbia, quantomeno non ci sono patologie particolari, e quindi forse l'occhiale da sole viene vissuto un po' come un surplus, invece insomma l'occhio va protetto fin da piccolino. Sì, dunque, voi pensate che non più tanto lontano, 10 anni fa le maculopatie esistevano, però esistevano solamente, praticamente la maculopatia è che i nostri ricettori che recepiscono appunto le radiazioni ottiche e praticamente vengono bruciati da questo nostro sole malato, da questi nostri UV, e quindi ecco, e oggi noi abbiamo purtroppo tante persone di 40, 42, 45 anni che hanno le maculopatie. Una volta magari venivano a 70 anni, per dire, ecco, quindi, ecco, e questa è una delle più grosse e brutte malattie, perché non si interviene, perché si bruciano i ricettori oculari e dopodiché praticamente quelli sono nulli, e quindi ecco, e anche per dire proprio in questi giorni ho avuto due o tre casi e vedo la gente proprio disperata, per dire, no? Perché chiaramente non c'è possibilità di poter trovare soluzioni. Quindi usiamo gli occhiali da sole, sappiamoli scegliere, magari dedicheremo insomma una puntata anche a questo argomento. Allora, finché Piero Franchini non inventerà, perché tu devi sapere, Fabrizio, che lui ha inventato gli occhiali da funghi. No, quelli che ti fanno trovare i funghi quando li vai a cercare, vero? Sì, ecco. Anche da tartufi. Da tartufi. Ora, finché non inventa quelli da assicurazioni, che praticamente ti fanno sgamare quelli che possono essere i tranelli che sono contenuti nei contratti, dovrai dirci tu a che cosa stare attento, perché dopodiché, ora, quando avremo gli occhiali da assicurazioni... Non so se dico la parola giusta, però fra un po' di tempo nel mio negozio troverete anche gli occhiali wireless. Wireless, quindi ecco. Che si collega con tutto direttamente con l'occhiale. Quindi okay. Ci sono punti in comune, come vedi, tra assicurazione e il negozio di ottica. Prima, perché anche l'assicurazione è uno dei settori che si sta digitalizzando in maniera molto marcata, molto veloce anche. Ma poi una delle fondamenta che ci ha fatto venire anche a scaturire l'idea appunto di creare questo format è che in Italia, sia se parliamo di ottica ma anche di assicurazioni, come qualsiasi altro settore, manca la cultura della prevenzione, riprendendo quello che diceva. Troppo spesso si ci accorge quando il problema ormai è un atto. L'assicurazione mi viene in mente
quando ormai non si ci può far più nulla. La visita la vado a fare non a carattere preventivo perché l'occhio mi fa male e non ci vedo bene. No, noi appunto con questo format vogliamo lasciare anche un messaggio che ha un fondamento culturale. Noi siamo un paese sviluppato, siamo un paese nonostante la crisi, un paese con grandi potenzialità e non possiamo trascurare per questo l'aspetto culturale che ci porta appunto a rapportarci con il mondo dell'assicurazione, con il mondo della prevenzione in generale e anche degli occhi in particolare, in maniera moderna, seria e tipico di un paese civile quale l'Italia appunto è. Ecco, l'assicurazione a volte viene un po' vissuta, ad esempio per chi stipula un mutuo, come l'ennesima tassa, l'ennesimo orpello, piuttosto che ovviamente nel campo ad esempio automobilistico, sappiamo benissimo che è obbligatoria. Ma nel corso della nostra trasmissione cercheremo un po' di capire anche un po' la differenza delle figure che propongono questo tipo di prodotti, perché tu citavi appunto internet, oggi l'online vi fa una bella concorrenza e quindi presumo che però lì potersi informare diventa un po' difficile, insomma uno deve prendere il pacchetto un po' a scatola chiusa, poi se ci trovi la sorpresa il problema dopo c'è. Beh, Greta, hai aperto un argomento molto profondo che richiederebbe molto più tempo e che svisceremo nel corso delle puntate. Innanzitutto due cose. Purtroppo ricordiamoci che oggi il settore dell'assicurazione può rappresentare un elemento trainante per la ripresa economica. Primo perché appunto genera economia, crea economia, un'economia più forte e poi soprattutto determina quella sicurezza che non è diretta solo al singolo cittadino, alla famiglia, ma è proprio quella sicurezza che garantisce allo Stato e al welfare statale appunto una certa efficacia ed efficienza, perché se i cittadini sono sottoassicurati, non hanno protezione, via dicendo, sicuramente l'offerta di assistenza nei confronti dello Stato aumenta con tutte le conseguenze economiche negative che ne derivano. Per quanto riguarda il tuo accenno, oggi è un mercato molto competitivo, però a differenza di quel che si può pensare, perché c'è molta pubblicizzazione in merito, le polizze online che esistono da 20 anni hanno registrato dei risultati molto deludenti e hanno disatteso molto le aspettative, a dimostrazione che il rapporto di fiducia, il rapporto fisico, il rapporto consulenziale, soprattutto in un settore complesso come quello assicurativo, è fondamentale. E ti dirò di più. È proprio notizia di questi giorni, con l'amplificazione della tecnologia del mondo digitale, oggi sentiamo parlare di intelligenza artificiale, di chatbot, di instant insurance, un mondo che affronteremo e che ha la sua importanza, che apporta anche al mercato delle opportunità interessanti per i cittadini. Però purtroppo sta anche dimostrando che ci sono tante insidie. È notizia appunto di ieri l'altro, che sono ripresa da anche i principali quotidiani nazionali, dell'oscuramento di 220 siti truffa. È un fenomeno molto molto importante. Tutti gli altri che magari. Esatto, quindi noi vorremmo anche in questo senso educare, perché c'è una normativa molto chiara, molto precisa, molto restringente, però se rimane tale solo per gli addetti ai lavori è inutile. Se diventa dominio del cliente e contribuisce a elevare la cultura, ad elevare la cultura di questo paese che è sottoassicurato proprio per un problema di cultura, di assenza di cultura in tal senso, cultura che devono fare le istituzioni, cultura che devono fare gli operatori professionisti. Ecco perché abbiamo scelto anche, e ringraziamo Arezzo TV, di creare questo format. Dobbiamo appunto seminare, costruire le fondamenta, perché l'assicurazione è un settore troppo importante per una società che vuole evolvere in maniera sostenibile, che vuole evolvere e garantire sicurezza al futuro delle nostre generazioni. Per cui è fondamentale. E ti dirò di più, ritornando all'aspetto delle polizze online, considera che
le compagnie online negli ultimi tempi hanno cambiato strategia, stanno cercando gli agenti, le figure principalmente degli agenti di assicurazione, per aprire punti fisici nelle maggiori città, proprio perché si sono... Non è, sicuramente non è che è c'è un canale migliore di un altro, ci sono diversi canali con peculiarità diverse e sicuramente ogni canale può rappresentare sia per il mercato degli utenti, dei consumatori, sia per le imprese, i cosiddetti produttori, possono rappresentare delle soluzioni efficaci ed efficienti. Allora, a proposito di canali, questa trasmissione ovviamente la potrete vedere in onda sul canale di Arezzo TV, il 214 del digitale terrestre, ma noi, ecco, è vero che non dico che abbiamo parlato male della rete, però insomma, diciamo, state attenti a quello che c'è in rete, tranne quello che pubblica Arezzo TV, perché effettivamente per quello c'è da stare invece molto attenti, e quindi questa trasmissione avrà anche una diffusione ovviamente sulla rete. Io direi che siamo veramente alle battute finali di questa prima presentazione, c'è da dire semplicemente che ovviamente nello sviluppo di questo format, ecco, l'assicurazione avrà un suo spazio e l'ottica ne avrà invece un altro. In questo caso vi volevamo semplicemente, insomma, presentare questa sì. nuova avventura. Dunque, noi 20-30 anni fa, diciamo non tanto in là, forse avevamo molto meno bisogno anche degli occhiali per vederci più chiaro. Oggi invece, ecco, è importante vedere bene, perché tutto ciò che avviene, una volta si dice che bastava la stretta di mano, no? Invece oggi certe volte, spesso e volentieri, non serve la stretta di mano, ma non serve nemmeno vederci bene e cercare di vedere appunto in quello che là è scritto. Quindi ecco, è importante appunto curare gli occhi, perché curare gli occhi vuol dire che poi curi tutte quelle cose di cui hai necessità nella vita. Senti, ti faccio una domanda, Piero, poi sì, scusami Fabrizio, ma dedicheremo una puntata, visto che anche alla fotografia, è vero che lì non ci dobbiamo vedere chiaro, però l'occhio va anche un attimino abituato al bello, no? E quindi magari una puntata gliela possiamo anche dedicare. È molto legata l'occhio alla fotografia, perché chiaramente oggi la fotografia, diciamo, nel sistema digitale c'è molto bisogno di vederci bene, ecco, per vedere quello che uno fa. Esatto, anche secondo me va un po'... Il Photoshop non la dopo. Quindi, esatto. Sì che, ecco, esatto. E quindi ecco, diciamo che sicuramente si dedicherà, diciamo, degli spazi anche alla fotografia. Beh, Fabrizio, vuoi le tue conclusioni? Sì, io innanzitutto anch'io attendo con trepidazione la puntata sul bello, perché ecco, oltre a essere un grande ottico, ci delizia sempre con delle immagini molto belle per promuovere e pubblicizzare i suoi occhiali. Franchini è un maestro anche in questo. Ma io dicevo, volevo concludere... Sei maligno, perché hai visto le ultime foto, quelle ragazze, io ho capito. Assolutamente. A noi ci devi far vedere quelle pubblicate. A noi il bello non dispiace, assolutamente. No, io volevo concludere questa puntata, questa prima puntata di presentazione del format, con un messaggio. Noi viviamo nell'epoca dell'incertezza, dello stress economy. Una lunga crisi ci sta attanagliando appunto ormai da anni, sta cambiando le abitudini comportamentali, le abitudini quotidiane, di vita, di shopping e via dicendo. Io sono di un'idea, il valore della sicurezza è uno dei valori più sentiti dell'uomo e sicuramente lo strumento assicurativo, per tradizione, per tecnicità del settore stesso, dello strumento stesso, è sicuramente quello più importante e efficace per garantirsi la sicurezza. La sicurezza non ha prezzo. E invece il nostro rapporto oggi con questo strumento molto importante è quello di... è molto distante, c'è un sentimento molto distante che appunto è dettato dalla mancanza di conoscenza, da una cultura assicurativa che la fa vedere come una tassa. Non è così. L'assicurazione è uno strumento molto serio, molto indispensabile per costruirsi la sicurezza nostra e della nostra famiglia. Noi cercheremo con questa trasmissione che ci accompagna nel tempo di far comprendere questo significato e far capire che con un approccio che
che non è basato sul prezzo, che può portare a un incauto acquisto, perché l'assicurazione è un credit service, è una promessa. A differenza di un bene tangibile, non misuri la sua efficacia al momento dell'acquisto, quando lo vedi. Lo scopri in caso che si verifica l'evento che ti copre. E noi lì dobbiamo avere la tranquillità che solo una buona assicurazione progettata, costruita e venduta bene può garantire. Il nostro compito è, quindi, noi siamo quelli che amiamo la sicurezza delle persone, delle famiglie, delle aziende, e per questo siamo convinti che lo strumento assicurativo rappresenta uno degli aspetti più importanti, un investimento per vivere più tranquilli. Quindi, allora, per vederci più chiaro. Per vederci più chiaro, noi saremo sicuramente un buon punto di riferimento, con un binomio come esperto di assicurazioni e un ottico della tradizione del Franchini. Bene, allora io vi do appuntamento alla prossima settimana con la prima puntata di questi due signori. Non vi dico quale sarà, così vi lascio con la sorpresa. Ovviamente le settimane poi si alterneranno tra l'ottica e l'assicurazione. E grazie per aver seguito questa nostra presentazione. Grazie Fabrizio e grazie Piero. Grazie a te. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi. Sapevi che il matrimonio reale è costato quasi 36 milioni di euro? Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale. E tu lo sapevi che Sara riconosce un indennizzo maggiorato in caso di furto dei regali di nozze? Certo, lo sapevo. Non lo sapeva. Solo un agente Sara sa sempre come sorprendervi con soluzioni efficaci e innovative. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto.